Si chiama Festa del Cavolo e non è il nome di una festa fatta su due piedi, ma di un evento che ha lo scopo di far rinascere la frazione di Metauriglia. Eh sì, perché questa località, nata negli anni 30 sotto il regime fascista, divenne con il corso del tempo un vero e proprio centro di produzione del cavolo tardivo fanese fino agli anni 60. Ed è proprio concentrato su questo ortaggio la manifestazione ideata dal circolo Albatros 87 in programma dal 23 al 25 aprile, giorni in cui il cavolo tardivo di Fano fiorisce. Le iniziative si svolgeranno all'interno di Piazza Alceo Pucci, vicino all'attuale chiesa. Chi viene a Metauriglia troverà da mangiare, troverà spettacoli, musica, passeggiate, visite guidate, ci sarà da ridere con Giorgio Falcioni, il Cador, che presenterà la storia semiseria del cavolfiore di Fano. Sabato 23, poi ci sarà il San Costanzo Show domenica 25, per chi vuole ridere, per chi vuole passeggiare domenica, famiglie con bambini, la passeggiata a quattro zampe nel pomeriggio, a seguire merenda di una volta e visita giocata alla mostra. Per chi invece vuole divertirsi tra campagna e spiaggia, abbiamo organizzato la Fanta Caccia al Tesoro. Lunedì 25. Ovviamente la mattina ci sarà una commemorazione legata al gruppo partigiano di Metauriglia, perché Metauriglia ha una storia molto interessante, quindi noi racconteremo tutto quello che c'è da raccontare, al centro protagonista il cavolfiore. L'evento è realizzato grazie alla partecipazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche con la collaborazione del Comune di Fano. Un evento ovviamente che vuole valorizzare la cultura e la cultura di questo territorio partendo dal cavolfiore tardivo, ma anche un bel messaggio di ripartenza dopo due anni che i quartieri si sono fermati e insomma vogliamo anche così spingere anche tutte le altre associazioni nei quartieri a dar vita ad altri eventi come questi, ad altre attività, perché è veramente molto importante la vita sociale, culturale, il rapporto tra le persone nei quartieri, perché ci aiuta veramente a costruire una comunità forte e una città migliore.